Professor Borghi, che cosa ne pensa delle misure di Renzi? Le misure di Renzi proseguono quelle di Monti, proseguono quelle di Letta, vale a dire nulla che risolva la nostra situazione e in più continui tentativi di aggredire le ricchezze private degli italiani, i risparmi e così via, specialmente quelli dei cittadini onesti che hanno sempre pagato tutte le tasse e che vengono poi criminalizzati per aver messo da parte due risparmi o aver preso una casetta di proprietà. È quello che suggerisce la Bundesbank. La Bundesbank un mese fa ha mandato fuori un documento dove suggerisce di fare delle patrimoniali e queste patrimoniali a cosa servono? Non certo agli italiani, perché loro nello stesso documento dicono in Germania queste non vanno fatte. Matteo Renzi però dice che non si può uscire dall'euro, lei cosa ne pensa? Eh beh, ovvio che lui dice che non si può uscire dall'euro, è diciamo organico a questo sistema che ci vuole mantenere in un sistema economico sbagliato. Il PD, io veramente ho passato dei giorni, dei mesi a cercare di capire cos'è che spingeva il PD a tenere il paese in un sistema che comprimeva proprio i diritti di quelle fasce sociali che loro dovrebbero tutelare, perché come diceva il suo responsabile economico, rapidamente allontanato dopo appena ha detto la verità, vale a dire Fassina, lui dice se con l'euro, se non si può svalutare la moneta, si svaluta il lavoro. E invece il PD insiste a voler svalutare il lavoro, a voler svalutare i risparmi invece di svalutare una moneta.